vediamo, diciamo, l'emendamento Compaccio Steghi all'articolo 7, eccetera, ma il fatto che si tratti di testate giornalistiche con una precisa responsabilità anche dal punto di vista, diciamo, legale, è la prima condizione, la prima garanzia di, anche rispetto alle responsabilità che ci si prende come testata giornalistica se si pubblicano cose infamanti, cose offensive, contenuti anche nei forum online, contenuti anche inseriti da lettori o lettrici, perché diverse sentenze hanno affermato che nella responsabilità della testata sta anche la responsabilità della moderazione, cioè tutti i portali dovrebbero essere moderati, e se non, e perché qualsiasi contenuto venga pubblicato e rimanga, c'è una sentenza abbastanza nota del Tribunale di Milano, e rimanga pubblicato per un tempo che va oltre il tempo, come dire, di moderazione. Chiaro che se uno mette un intervento in un portale alle 3 di notte, probabilmente alle 6 del mattino sarà ancora lì, ma se alle 9 è rimasto ancora lì, allora è il direttore responsabile del portale è responsabile. Quindi questo, innanzitutto a questo punto, noi sosteniamo portali giornalistici di informazione regolarmente, portali o organi, radio e televisione, regolarmente registrati al Tribunale con la indicazione del direttore, della direttrice responsabile, eccetera, eccetera. Questo è un primo punto. Il secondo punto è una questione di condizioni materiali, cioè cercare di incentivare coloro che nel mondo giornalistico, nel mondo delle testate, diciamo, creino nuovi posti di lavoro, oppure, problema drammatico in questa fase nella professione giornalistica, stabilizzino posti di lavoro. Io ho lavorato, come il collega Orsì, come il collega Peder, come altri colleghi, nel settore giornalistico. Vi garantisco che quando vado a trovare i miei ex colleghi, adesso da politico, magari perché vengo intervistato, eccetera, la visione delle redazioni è sconfortante. Cioè, io ho lasciato redazioni con scrivanie occupate da giornalisti, visito redazioni dove ci sono più della metà delle scrivanie vuote, che vengono utilizzate spesso per ammucchiare giornali e cose d'archivio, perché c'è stato un processo di eliminazione non solo di figure giornalistiche, i tipografi sono stati decimati, diciamo, ancora prima, ma c'è ormai un processo di tale riduzione al lumicino delle redazioni che io credo minacci seriamente la qualità dell'informazione, perché se un giornalista deve seguire 5 storie contemporaneamente al giorno e non ha tempo di fare una ricerca, quello che viene fuori, a mio parere, è un peggioramento della qualità. Quindi non solo, diciamo così, sostenere maggiormente testate che stabilizzano posti di lavoro, creano posti di lavoro, diciamo, è di interesse, diciamo, per creare posti di lavoro, ma è anche un presupposto della qualità, per fermare lo scadimento della qualità dell'informazione. Per fermare lo scadimento della qualità dell'informazione, che credo negli ultimi 10 anni tutti, anche con sofferenza gli operatori del settore, anche gli stessi giornalisti, hanno avvertito. Tutto questo, e quello è il terzo punto che avevo sollevato durante l'audizione, ci vogliono però criteri di incentivazione particolari e, diciamo, con eccezioni però per quelle realtà che in cui l'editore sia una cooperativa di giornalisti. Io ho conosciuto nella mia storia diverse esperienze di cooperative giornalistiche. Per esempio, nel gruppo della Repubblica c'è una famosa esperienza di un giornale antico, che è il Tirreno di Livorno, che
Prima si chiamava Telegrafo, era un giornale edito da un editore. A un certo punto questo Telegrafo andò in crisi, stava per chiudere e fu salvato dal fatto che i giornalisti rilevarono la testata e si costituirono in cooperativa. E così ha vissuto per alcuni anni, è sopravvissuto per alcuni anni, è andato avanti, si è rafforzato e poi è diventato, da giornale che stava per chiudere, talmente appetibile che il gruppo La Repubblica poi l'ha comprato e l'ha inserito nel proprio circuito dei giornali locali. Quindi è chiaro che da una parte ci sono imprese volte al profitto di editori e a quelli va chiesto, diciamo così, una maggiore rigore nell'applicazione delle norme. È chiaro invece che se ci fossero delle situazioni in cui magari certe testate vengono rilevate o vengono create o vengono gestite da cooperative di giornalisti, io credo che qui ci vorrebbe una particolare attenzione e particolari condizioni. Ecco, noi proponevamo, per diciamo fare tesoro dell'audizione che abbiamo avuto qui, per non dire lasciamo tutto alle Durchführungsbestimmungen, alle norme d'attuazione, noi proponevamo questi tre criteri come indicazione da tener presente nelle norme d'attuazione. Non è che questo è un emendamento alla legge. È, diciamo, tre piste, di cui la prima credo sia semplicemente un'esplicitazione di ciò che già la legge ha. La seconda e la terza invece sono due piste importanti, due piste su cui incanalare, diciamo, l'elaborazione delle norme d'attuazione. Non sono le uniche, ce ne saranno altre, ma almeno dare queste tre risposte, diciamo, ai temi che sono stati sollevati sia dagli editori che dai giornalisti nell'audizione che abbiamo avuto, in modo tale da fare tesoro di quello che è emerso. Ecco, questo è l'intento di quest'ordine del giorno, è un intento, diciamo così, propositivo, costruttivo, unitario e soprattutto appunto propositivo per raccogliere quello che noi abbiamo sentito e che mi pareva su questi punti essere condiviso da tutti. Anche colleghi dello SBAR, Pete, colleghi Plus.